Già l'anno scorso dovevo andare al primo piano della scuola, però non ho potuto perché non c'era ascensore e ci sono le scale. Tutte e due le classi, A e B, stanno giù, perché ci sono io, insomma. Però in fondo non è colpa mia. Pensa di correre e lo vuole fare, vuole correre per venire a casa mia. A me sembra di correre, ma sta sempre nello stesso punto. Alessia, sì. Si può risolvere questo problema? Non lo so. Poi io ho sempre sentito parlare di cellule che non funzionano. Che sappia io, è il primo modello di malattia genetica del muscolo nel topo che viene curata con un farmaco. In fondo lì l'abbiamo avuto un successo terapeutico. C'è un posto però dove tutti i bambini adorano andare, ma io no. Questo posto è Gommalandia, dove ci sono tutti i giochi di gomma e io non ci posso giocare lì. Infatti a scuola dei bambini fanno il compleanno a Gommalandia e io non ci vado mai perché non posso giocare lì, perché non ci posso andare sopra con la sedia a rotelle. Fino a 4 anni e mezzo Alessia ha camminato ed è stata in piedi perché non era cresciuta tanto. Ora che è cresciuta tanto e dimostra molto di più dell'età che ha, è normale che quella pochissima quantità di muscolo non ce la fa a sorreggere. Se io posso camminare, anche se poco, cammino lo stesso. Se io non posso camminare, non cammino. E c'è tanta differenza. Alessia bisogna starle sempre vicino, non la si può lasciare da sola. Addirittura quando si deve grattare in testa bisogna alzarle il braccio, perché lei da sola non ci arriva. Non ce la fa nemmeno ad alzare un bicchiere d'acqua, deve bere con la cannuccia. Quindi è cambiata tantissimo la mia vita. Io non posso lasciarla da sola. Devo stare sempre insieme a lei, aiutarla in tutto. Da tutte le malattie. Aggiungerei anche un pezzo del mio muscolo per farla camminare, però non posso perché non ho capito quello che mi ha spiegato mia madre. Però lo vorrei donare, io vivo donare un pezzo per aumentare, per farla camminare, diciamo. Non credi che un pezzo di muscolo sia troppo poco? Sì, è poco, però ci sono le fisioterapiste, la palestra, mamma e papà che ti possono aiutare. Noi non sappiamo i pazienti chi sono, non li conosciamo, abbiamo del materiale che per noi è così puramente etichettato e poi scoprire che questo funziona, che questo ti dà dei risultati. È quasi paradossale, no? Il medico cura il singolo paziente e il ricercatore li cura tutti. Fleming non vedeva pazienti e ha salvato forse più vite di chiunque altro nella storia della medicina. Alessia, vogliamo andare a casa? Sì. A pranzare? Ok. Hey. Ciao Alessia. Eccola qua la nostra Alessia.
con Daniele, che è il cugino, e il professor Paolo Bonaldo, che è il ricercatore, che si sta proprio occupando, che si occupa da tanto tempo di questa malattia. Allora, Daniele, che tipo è Alessia? Mia sorella. È come se fosse la tua sorellina. È cresciuta con me. E questa è la cosa più bella di due ragazzini che stanno crescendo insieme, che fanno tutto insieme, vero? Sì, loro sono cresciuti insieme. Lei sta con Daniele da quando aveva 9 mesi, quindi hanno fatto sempre tutto insieme, tutte le tappe della crescita, tutte insieme. Allora, il mondo di Alessia è per ora un mondo, diciamo, a metà, un mondo visto dal basso di una sedia, però mi dicevano, e dice il professor Bonaldo, che in effetti sono successe delle cose, vale a dire, esiste almeno in laboratorio un successo. Certo, e diciamo, è uno studio molto lungo e che conferma quello che sentivo dire da lei ieri sera, che è la ricerca che fa andare avanti la cura delle malattie. Noi siamo partiti nel 1993 con uno studio che si basava essenzialmente, siamo ricercatori di base, quindi uno studio biologico basato su un modello di un topolino con questa distrofia, e abbiamo avuto risultati anche per noi sorprendenti. Abbiamo trovato il meccanismo e siamo riusciti anche a trovare una strada verso una possibile terapia per noi. Allora abbiamo cercato di capire nel modello animale e adesso stiamo analizzando le cellule di questi pazienti che ci forniscono i clinici e su cui stiamo avendo dei risultati interessanti. Quindi diciamo che in questo momento esiste una speranza, esiste, è stato visto nei topolini malati un miglioramento. Certo. Quindi è chiaro che da lì, questo è il laboratorio, da lì bisogna passare poi all'esempio sugli uomini, da lì poi bisogna passare all'approvazione della cura, eccetera, eccetera, ma qui Teleton è, come dire, sta quasi quasi per toccare, e allora dobbiamo dare quest'ultima spinta, perché appunto è la ricerca che fa questo, prima di arrivare alla cura. Non c'è cura a disposizione dei malati se non c'è ricerca. 48 548. E Walter ha un'altra bella notizia. Io credo che queste siano le parole migliori, Emilli. La bella notizia arriva da una telefonata che abbiamo ricevuto da Alberto Baldini di Fandango Cinema, Libri e Musica SRL, che ha annunciato di voler donare a nome della sua azienda 30.000 euro come contributo alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Speriamo che sia il primo di una lunga serie di donazioni ancora. Noi abbiamo un piccolo regalo di Natale per te, Alessia. È una cosa piccola piccola che adesso ti dirà qualcuno che appare in un video saluto. Guarda un po', vediamo, fate apparire il video saluto lì su quello schermo. Qualcuno arriva in motorino, ci sarà mai. Ciao Alessia, scusa, ma io per i giorni della maratona di Teleton sarò all'estero e mi dispiace tanto, però c'ho un'idea. Senti, so che tu sei un accanita fan di Distretto, mi fa molto piacere. Per farmi perdonare, pensavo di invitarti a Cinecittà, nel Teatro 11, intorno al 16 gennaio, 18 gennaio, quando cominceremo le riprese, per ospitarti e farti conoscere da vicino tutti i personaggi di Distretto. Ti aspetto, mi raccomando, ti aspetto. Quando vuoi, da metà gennaio in poi, al decimo di scolare. Teatro 11, Cinecittà. Ciao. Grazie, Giorgio Tirabassi, per questo invito. Ci vai? Vuoi? La mamma è d'accordo? Papà è d'accordo? Cuginetto d'accordo? Sì, tutti quanti. Allora, tutti quanti, dal 16 gennaio scegliete un giorno, lo dite alla produzione e andate a seguire una giornata di lavorazione sul set di Distretto di Polizia. Pensa quanto ne puoi raccontare poi a scuola agli amici. Contenta? Mi dai un bacio? Grazie, tesoro. Allora, adesso invece andiamo a vedere cosa...